volta dopo 11 anni si corre sulle strade di Nizza il Gran Premio automobilistico. Il numero 10 corrisponde alla Maserati del nostro Villoresi, che poco dopo la partenza prende il comando e lo mantiene lungo tutto il percorso, nonostante gli attacchi di Sommé e Chabou. Il rombo dei motori si mescola al rumore del mare. Le strade asfaltate tra le file dei palmizi offrono con le loro curve ardite una pista di primo ordine a macchine che tra pochi giorni si trasferiranno sul circuito di Indianapolis. Il traguardo d'arrivo è tagliato per primo da Villoresi, che ha superato la prova a 106 km all'ora di media. È questa del dopoguerra la prima vittoria italiana in una grande competizione internazionale. Più di 30 concorrenti prendono il via per il circuito degli assi a Firenze. Percorso 100 km in 100 giri. L'inizio si svolge a fortissima andatura. La velocità cronometrata è di chilometri 45 e 64 orari. I nomi dei competitori compongono l'almanacco di gota del ciclismo italiano. Bartali, Bini, Servadei, Leoni, Maggini, Coppi. Però la prova di Bartali e Bini, nonostante un tentativo di allungo compiuto dal primo, è stata inferiore all'attesa. È stato vinto dal veneto Oreste Conte, che ha coperto il percorso in 2 ore 19 primi e 10 secondi. Stadio di Roma. Lo straripare del pubblico si riassume in una cifra: più di 4 milioni di incasso. Torino e Roma si affrontano per l'inizio delle finali di calcio. Fin dalle prime battute i Granata rivelano con un'aggressività serrata e indomabile la loro classe d'eccezione. 6 gol torinesi nei primi 10 minuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e alla ripresa quello necessario per raggiungere il numero perfetto di 6.